Allora, Cetto, amico mio, ricominciamo da capo. Cos'è che devi fare quando parla l'avversario? Guarda che l'ultimo duello TV è fondamentale, Quando parla De Santis, questo è facile. Quando parla De Santis, mi alzo e me ne vado. Ma dai, su, non fare il pirlone, dai! Non me lo ricordo, insomma, istinto quando parla De Santis, io me ne andrei a pisciare, che te devo dire? L'abbiamo detto 100 volte, no? Quando parla De Santis, tu ti devi limitare a scuotere la testa tutto il tempo, così, no? Come dire, non va, non va, non va. E poi soprattutto quando ti inquadrano, devi ripetere a mezza bocca quelle frasi, quella roba che dici tu, no? Cioè tipo, caccio caccio, ma che vergogna, ma... O anche quell'altra, tra l'altra mentre, qualunque mentre, senza dubbio, insomma, quella roba tua, così lui si incazza e noi lo mettiamo sotto una cattiva luce, no? Te capì? Sì, la pisciata è più efficace, ma se dici così facciamo come vuoi tu, te capì? Allora, accetto, e cominciamo da capo. Ma sta Geddi, sono 3 ore che andiamo avanti, non possiamo fare una pausa. Dai, ripetiamo dall'inizio, Va dai. bene, quando entro nello studio mi avvicino a De Santis e gli do la mano. Poi gentilmente gli sorrido e gli sputo. Ma allora si nutre Ma molto. scherzavo, va, dai, gli do la mano, saluto il pubblico, saluto il giornalista e poi mi vado a sedere al mio posto, va bene? Ecco, molto bene. Oh, Calogero. Ah, sì, dica. Se lei se la trovasse, diciamo così, nel camper, la ragazza. 5 minuti, 5 minuti in onda. Signorina, basta con sto trucco, va, sembra il Re Sole, sembra, va. Sembra il Bronzo di Riace, sembra. Insomma, per concludere il discorso, quest'anno credo che gli elettori di Marina di Sopra abbiano una grande responsabilità. È Gli incredibile, è una elettori? vergogna, non è possibile. Dicevo che gli elettori di Marina di Sopra devono È scegliere cosa. incredibile, è una vergogna, non è possibile, che schifo. Ma si può sapere cosa da bofonchiare? Qui non si riesce a sviluppare un concetto. Io bofonco quanto mi pare e piace, siamo in democrazia. E poi come principio cardine, De Santis, spessatamente, fatti il cazzatoio, va. Giusto, bravo!